Sono 9 i comuni della provincia di Torino premiati a Palazzo Cisterna per i loro interventi di riqualificazione energetica su edifici pubblici. Le amministrazioni di Avigliana, Bruino, Bussoleno, Buttigliera Alta, Frossasco, Giaveno, Sant'Ambrogio, Villafranca e Vistrorio hanno vinto infatti il premio per l'energia sostenibile 2013, istituito dalla provincia di Torino all'interno del progetto Regional Energy Concept, cofinanziato dal programma europeo Central Europe. Il premio per l'energia sostenibile intende segnalare ad opinione pubblica e alle istituzioni gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli edifici pubblici del territorio o l'introduzione di nuove modalità di gestione e monitoraggio dei consumi. La premiazione si è svolta durante un convegno organizzato dalla provincia in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Torino e la Fondazione OAT. La provincia di Torino ha istituito il premio per l'energia sostenibile per sottolineare l'impegno che i comuni hanno messo in questi anni per realizzare degli interventi che ci aiutino a raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico che l'Europa ci ha dato. Abbiamo voluto valorizzare le esperienze soprattutto dei piccoli comuni che tra mille difficoltà e percorsi estremamente accidentati con noi hanno condiviso la necessità comunque in un momento di crisi di applicare alcuni principi di buona amministrazione legati al consumo di energia. La presenza della Fondazione dell'Ordine stesso in queste attività sulla sostenibilità ambientale non è una novità. Da parecchi anni noi agiamo su questo tema. Una svolta fondamentale è stata durante il Congresso Mondiale degli Architetti del 2008, quando si avviò un progetto Trasmettere Città Sostenibile con dei workshop internazionali a ragionare su temi concreti. Questa attività è proseguita successivamente diventando smart building ed entrando nel sistema di smart city e quindi aumentando la rete di sistema con le istituzioni locali e implementando il significato delle azioni. Quindi la nostra presenza qua oggi è quella per raccontare il percorso ed il progetto e confermare la nostra disponibilità a ragionare insieme alle istituzioni per mettere a sistema progetti diversi che comunque ragionano sul sistema della qualità ambientale e della sostenibilità.